adesso, nel senso, io comincerei proprio chiedendovi se in generale vi è piaciuta l'attività. Vi è piaciuta? È una cosa. In alcuni lavori sì. In alcuni sì, in alcuni no. Come mai? Quelli no, perché? Perché per fare parte di è una cosa noiosa fatta da quelle persone. Certo, in quello di italiano e musica, praticamente c'era solo la nostra compagna, perché gli hanno detto mettilo sul computer, però lo faceva solo lei, perché gli altri poi non avevano cosa sua. E perché un po' l'abbiamo fatto insieme, però poi visto che non ce l'aveva nessuno, no? E in realtà solo un altro, tra i due si è tutti di me, è stato più bello, perché ci siamo messi in gruppo e abbiamo fatto, cioè non è che abbiamo risposto alle domande della scheda, abbiamo fatto più tutto il punto della situazione, abbiamo elencato tutte le cose che abbiamo imparato, perché forse l'ABTS è quello che ti piace. L'ABTS è quello che ti piace. L'ABTS è il discorso di giorno. Vabbè, non mi piace però. Perché... documentazione, no? Ok. Infatti il cartello non è tutto. Invece tipo in geografia quantitativa è stato... cioè utile però noioso, perché comunque ognuno l'ha fatto per conto suo. C'è stato un compito. Diciamo che sarebbe meglio. Cioè, fare come abbiamo fatto per tutta la mia storia, che all'inizio, cioè, vabbè, quasi per tutto l'anno, che si fa una lezione, poi si finisce 10 minuti, un quarto d'ora prima, e si fa la documentazione su quella lezione, mentre se l'abbiamo fatto, noi l'abbiamo sempre fatto alla fine, e poi hanno tirato il dito, farlo tutte le volte, tutte le lezioni, però alla fine poi non ti ricordavo più niente. Ok, no, quindi invece non anche lo stesso fatto di storia di Europa si poteva fare la stessa cosa, ma non ha funzionato, cioè per noi è solo un modo di fare casino, cioè sì, fare casino per perdere l'azione, però sì, quindi cioè poi non è che si è detto, perché poi faceva il prof, ma non faceva uno tutti scrivere. Esatto. Poi rileggio e poi soprattutto che non aspettava i 10 minuti, non li prendeva dalla lezione, ma li prendeva dalla recitazione. Quindi eravamo anche molto più scocciati, perché farlo durante la lezione coinvolge un po' più tutti, invece farlo durante la recitazione forse anche perché siamo già alzati, quindi magari lo faceva una persona e gli altri più scrivono. Alla fine della, cioè ogni attività, tipo ogni tre lezioni erano, facevamo una cosa, esatto, bravo. E, però veniva molto, molto meglio, perché comunque uno portava, tipo sapevamo che quella lezione dovevamo fare questo lavoro, allora partevamo tutti i materiali e ci mettevamo a farla. Però veniva, secondo me, viene molto meglio che farla ogni lezione, perché comunque ogni lezione c'è. Sinceramente a me non viene voglia di fare questa cosa, mentre una volta ogni tanto è anche utile. Sì, perché però poi se lo fai tutto alla fine, invece non ce l'ho fatta fare in storia ogni lezione, ed è vero, è stato noioso, però è stato meglio che tipo in l'ABTS ce l'ho fatto fare alla fine e ogni persona aveva una lezione da fare, però cioè, poi c'era quello che non lo faceva e diventava un caos. Non ho capito. Quella vera. Ho capito. Quindi anche l'organizzazione di come venivano fatte le schede, cioè, è importante, è stata molto. Beh, però è interessante questo, perché comunque non so se mi sembra di capire da quello che dite voi che bisognerebbe farlo o tutte le volte la scheda, o tutte le volte però non prendendo il tempo della recreazione, o nel senso fatto ogni tot incontri, cioè perché poi cioè è utile documentare, però poi se ogni volta lo fai a un certo punto poi ti trovi alla fine che devi ancora comprare tutto, se invece fai tante lezioni, fai poche schede, poi alla fine è più facile. Sì, di storia, poi di storia per la verifica non, cioè non ti
la scheda di ripiego proprio non ti dice tutto, cioè. Non ti serve niente. Ti dice le parole chiavi e basta. E le schede che hai usato, poi scrivevo scheda 1 e poi me la trovavo, però non è. Cioè, scrivevi 1, 2, 3 e bastava, non scrivevo l'intenzione che si vede. E invece tipo questa cosa qui della documentazione secondo me è stata utilissima in patrimonio. Perché comunque noi abbiamo fatto poche attività, cioè abbiamo fatto tante attività però raggruppate in tipo 4 fasce. Vabbè, ogni volta prendevamo, alla fine della prima attività facevamo un lavoro sulla prima attività. La seconda guardavamo la prima e facevamo quella della seconda, la terza guardavamo la prima, la seconda e facevamo quella della terza. Quindi quando arrivi alla quarta però sai anche quello che hai fatto nelle altre, senza doverti però andare a cercare 20.000 schede. Ho capito, quindi ogni volta comunque riprendere da quello che si era fatto prima. Magari un po' più semplicemente non andando ad esaminare perfettamente ogni cosa, però era molto più veloce. Se lo fai anche tutti i giorni, alla fine poi magari non è scritto la data, non sai quando è, dimenticata, oppure c'è quello che non lo scrive proprio, oppure c'è quello che si è dimenticato gli appunti e poi è un caos. Però secondo me a me la data crea problemi. Perché il giorno la data secondo me è meglio scrivere su ogni foglio e scrivere di uno e basta. Quando te lo dicono per compito ti dicono tu fai il giorno e poi magari non te lo scrivi sul diario e arrivi ma io non mi ricordo hai fatto il giorno sbagliato e poi tutto devi fare. E mi ricordo che ti racconta la lezione. Nessuno, poi la data e poi... Ottimo. Noi abbiamo anche scritto le lezioni che abbiamo fatto insieme. Alla fine della lezione scrivevamo l'argomento, le parole chiavi sul nostro sito con tutte le date e le lezioni. Parli tu subito. Sì, che secondo me però non è che si deve fare a parte giusto magari non ha verificato la comincia a preparare, ti scrive parole. Però in generale secondo me le parole chiavi non ti dicono niente. A meno che non siamo proprio precise e chiaro. Sono solo in quella situazione, se no. Con la definizione. No, io non sono d'accordo. Secondo me no. Cioè, se poi ci devi costruire un discorso, servono, se ci devi fare una verifica, servono. Ma poi da ricordartelo è meglio che te non te lo ricordi a memoria, allora, ma capisci il concetto, capisci. Però, perché se dietro quella parola c'è tutto il lavoro, poi è facile anche ricordarsi il lavoro con quella parola. Sì, però se tu fai però, sì, c'erano delle dicevi che dovevi stare in una sequenza se parole chiave, cioè era Carlo Magno e poi dovevi Carlo Magno tutte le volte. E vero, perché comunque un'attività, le parole chiave sono quelle, cioè non è che cambiano, allora cambia attività direttamente. E poi c'è no, secondo me invece è stato molto, cioè mi è piaciuta delle domande della scheda mi è piaciuto che emozioni hai provato secondo me invece quando i documenti bene come vogliono loro però poi ci dicono fai come pensi prima, fai come pensi e come vuoi basta che poi si capisca poi no si infuriano se tu si infuriano poi correggiamo. Allora, un po'. Si è arrabbiato. Ritornando. Quindi, voi l'avete ritenuta utile quindi come esperienza, quella di vi ha aiutato a capire meglio. Dipende un po' dalla situazione. Quantitativa, e come ha detto lei, ti chiedeva qual è lo scopo dell'attività, non ha capito nessuno, era solo imparare a usare il foglio di calcolo e basta. Esatto, solo quello, perché poi era guardare dei dati e fare anche di musica, cioè i
delle cose, che fai il lavoro bene, che sei così giù al strumento, non è che c'è uno scopo così. Vabbè, però è un'attività nuova che invece capire cosa è servito. Cioè, avrei senso. Oh, quindi voi mi state dicendo che in molti casi la documentazione non vi ha aiutato a capire a che cosa serviva il laboratorio. Sì, mi è sembrata abbastanza inutile. Ma più sulle cose sono delle tipo laboratori sulla suspense. Capisci molte cose su geografia quantitativa o capisci o non capisci, ma non è che capisci o non capisci tante cose, o capisci come si usa il PC o non lo capisci e basta. Non è che se lo fai 4 volte, cioè sì, alla quinta magari sei più facilitato, però è un anno che ci prova a fare le cose dei grafici, alla giorno durante la verifica non andava. È stato utile perché se magari una volta ero più concentrata, invece quando abbiamo ripetuto tutto magari mi erano sfuggite alcune cose, anche pur stando attenta magari mi erano sfuggite delle cose, con la documentazione più utilizzare. La possibilità per capire le prime cose. Sentite un attimo, che volevo chiedere, quindi tra i prodotti, me l'avete un po' accennata prima questa cosa, ma tra i prodotti finali che sono stati costruiti, quali sono quelli che vi sono piaciuti di più? Matrimonio. E Music. Personalmente mi sono piaciuti più o meno tutte e quattro. Esatto. Italia Musica mi ha fatto l'audio racconto, che comunque è bello. Peccato che l'hanno fatto solo alcuni perché non c'era. Cioè no, l'abbiamo fatto più o meno tutti, però alcuni non sono andati. Non hanno registrato. E poi la TS anche l'abbiamo fatto un cartellone un po' così. Però la TS è l'unico che proprio non ha finito. Ma senti un po', secondo voi, nell'ottica di dover fare l'anno prossimo un'attività così, come prodotti finali, quindi voi terreste, cioè i video, gli audiodrammi, poi cos'altro che ti è piaciuto? Io cancelleresti il cartellone. Tu cancelleresti il cartellone perché? Perché uno è abbastanza noioso. Esatto. Poi due scrive uno e gli altri. Magari nella lingua di vicini a parlare e non sentivi niente, allora potevi giocare con il tuo compagno. Esatto. Hanno tipo cartelloni, non c'è più tempo. I siti. Come è andato? È stato un caos. Non l'abbiamo fatto. Che informazioni? Che fatti da solo è impossibile. I girasoli. Da solo? Qualsiasi. È impossibile. Era la prima volta che lo facevamo e poi alla fine gli è andato meglio con i computer che non funzionavano. Io invece sì, che non li abbiamo usati. No, abbiamo fatto il sito. Noi non l'abbiamo fatto. No, non ne ha. L'ho fatta a casa, sì. E ci hanno diviso in gruppi. Io ero con la Ludovica che sa che lavoro. Vabbè, però so che lavoriamo bene insieme. Però se ti trovi quello che non fa niente, come? Cioè, io mi sono trovata una persona. E poi c'è comunque il peso che devi fare questo lavoro, che non puoi aiutare nessuno. Cioè, e poi ci sei sicuro che quando arrivi ti fai dare cose non te ne frega più niente, perché c'è la rabbiatura. Certo, perché comunque è difficile lavorare in gruppo. È vero che comunque quando si ha a che fare con le cose tecnologiche, col computer, è vero no che non tutti sappiamo, partiamo sapendo le stesse cose, no? Esatto. Poi c'è quello che sa fare chissà cosa, che gli chiedi, ma come si fa una cosa magari più semplice, che dici, ma dai, ma come, ma non lo sai fare, ma sei vergognoso. Alla fine non è tutto bene.
O fai gruppi equilibrati, cioè non puoi mettere tutti più informatici con il più informatico. Ah, ok, aspettate un attimo che state dicendo, una cosa interessante, ragazzi, scusate, ho bisogno che rimanga bene la voce. Quello meno. Meno bravo, devi imparare, però non puoi imparare con uno che ha voglia di fare tutto, che magari è bravissimo. Quindi magari vuoi creare il sito, magari uno meno bravo inizia a creare un PowerPoint. Sì, quindi secondo te dovreste essere divisi in fasce di... No, Cioè, con il semplice, se qualcuno non ce la fa, magari fare un lavoro simile a quello, ma alternativo. Cioè, costruire un sito, magari che proprio non ce la fa, proprio non capisce il computer. magari farci un cartellone, un video, una cosa di alternativo, così vengono fuori anche più prodotti. Sì, peccato che non pensavo... Quindi no attività a casa, da questo punto di vista qua, tutto sì, a scuola. Però più a scuola, poi magari a scuola fai delle cose solo che hai a scuola. Mm-hmm. E quindi le puoi utilizzare solo a scuola. Cioè ci sono poche cose che puoi utilizzare solo a casa. O magari fai tipo le schede, le fai prima a scuola, diciamo scrivi poche parole, che poi a casa magari le elabori di più. Oh, e poi quindi poi il prodotto finale lo facciamo, lo fareste fare? Sì, oh, io avevo detto, mi è piaciuto tantissimo. Sì, ma hanno il cartellone e tutte cose quello tecnologiche. Più, io inizierei magari in tutta la cosa, tutte le schede, cose più cartacee. Cioè, nel finale farei una cosa più tipo un video, una registrazione. Io farei un tipo il cartellone assolutamente. Lavoro, cioè le varie parti del cartellone lo fai il lavoro a gruppi e poi lo uniti insieme però con la classe, tipo nel cartellone lo vado solo. Tu puoi fare una slide però, cioè io faccio tre slide su sì, ma Builder. Non è la slide. Vabbè, io faccio una slide su Builder in coppia, loro due fanno una slide su Lisu, voi due sì, un sì, po' ma più. Sì, sì, è bellissimo, no, ma anche io sono solo che ti favorisce a te, però okay. Cioè la sua idea, però però te poi non sai quello che dice. No, invece metto di ora di storia, non c'entra niente con il laboratorio, però ora noi ci stanziamo tanti. Aspetta, scusa un attimo, quindi cioè, voi prima mi avete detto, adesso ti faccio parlare, comunque la suddivisione, ad esempio, del PowerPoint, io faccio un pezzo, tu fai l'altro pezzo, poi uno non ha veramente approfondito tutto. Però noi secondo me fa un argomento, poi però alla fine ognuno ha presentato il suo, prima di fare il prodotto finale, ogni gruppo presenta il suo argomento agli altri, in modo che anche gli altri siano coscienti dei lavori che hanno fatto gli altri. Ho usato sì, però non c'è altro. Io non c'è, cioè, si spiega lei, non è così immediato che io capisco, cioè forse capisco meglio se ho letto da solo, mi spiega il prof. Beh, però cioè, che non è che non è una parola più difficile, o a notte. No, però, secondo me è meglio fare un cartellone, perché poi tipo io non ci capisco niente di tecnologia, lo so fare un PowerPoint, però avrei mille problemi. Invece il cartellone è più semplice da fare e poi è anche più, come dire, creativo, più carino secondo me. Però se fai il stesso gioco. Sì, però la cosa del cartellone. Ma non si fa bene, cioè uno scrive e quindi è una cosa che diventa un po' più individuale, se le slide e poi lo unisci
una slide, una slide, fare le mischi. Per esempio, però non è con un cartellone, perché o fai tanti cartelloni piccoli e poi le mischi o non vado, o se no non hanno, se no uno scrive gli altri. Bisognerebbe fare anche magari una cosa, non da fare tutto il laboratorio, ma in una sola più in un militare. Per divertirti, tipo da fare anche in palestra. Tipo Relly ha fatto il video. Oppure no, la palestrina piccola. Esatto, Relly ha fatto il video di... Cioè, ci siamo divertiti a morire a parte che l'abbiamo fatto solo in Era una storia. Cioè, io ero per Pauso di Mari, come si chiama. Lui era Giovanni Andrea Doria e Simone Andrea Doria, però ci siamo divertiti da prima. Perché poi quei vestiti travesti. Esatto, cioè ci siamo fatti bene. Ma allora, sentite un attimo, quindi questo per quanto riguarda il prodotto finale. Invece adesso poi c'è una fase intermedia, cioè tra faccio un prodotto finale e le schede, che è quello, cioè una volta che ho le schede, che ho finito il laboratorio, che faccio? Unisco tutto. Come lo unisco? Noi di patrimonio abbiamo fatto, avevamo tutte le schede, da, cioè, noi di patrimonio non abbiamo fatto le schede, le abbiamo fatte al computer. Però avevamo tutte le schede e abbiamo fatto un'altra scheda con una tabella molto più sintetica in cui riassumevamo la scheda. Cioè avevamo tutte le attività messe tipo. Vabbè, anche capito. No, però stavo dentro. Vabbè. E quindi era molto più semplice, poi vedevi l'attività. Era come dire, hai una copertina e poi hai tutte le schede, in qua c'è scritto diciamo un piccolo riassunto, tu vai e ti apri tutta la scheda. Cioè, è una cosa molto sì. Però sarebbe bello anche fare un sondaggio su geografia quantitativa, sarebbe anche bello fare dei sondaggi. Ecco. Dei sondaggi da documentare. Dei sondaggi da documentare. Allora, però tipo, per noi fare la recensione, il resoconto del patrimonio è stato molto più semplice perché poi il lavoro l'abbiamo fatto bene, perché poi andando al Palazzo del Principe, poi le cose ti fanno più impresse. Cioè, abbiamo tutto il lavoro fatto sulla batteria, tanto, ed è, cioè, io me lo ricordo così. Certo, certo. Perché comunque è come se l'aveste vissuto, cioè, se fosse stato in modo, più che altro se non ti coinvolge, ricordi, se non ti coinvolge, non ricordi. Cioè, se guardi delle immagini è molto più semplice che ti ricordi cosa c'è in un'immagine che in una scheda. In una scheda dopo la decima riga, vabbè, sì, l'ho letta. Infatti più che altro è il modo in cui lo fai. Infatti